Si avvia a conclusione il mese di agosto per Arezzo, ovviamente i numeri ancora è presto, ma che bilancio possiamo tracciare? È andata così male come in altre zone turistiche? Ma io penso che alla fine del mese, quando tireremo una riga, saremo forse più contenti di altri e forse anche più contenti di quello che non avremmo pensato di essere all'inizio del mese. Mi spiego. È chiaro che in tutta Italia c'è stato un mese di agosto un po' scarso, un po' scarico, soprattutto per le presenze di italiani. I motivi sono sempre soliti, caro vita, caro turismo, caro tutto. Abbiamo avuto un bel ritorno di stranieri, perché se guardiamo le statistiche oggi penso che la percentuale si attesta sul 50-50. Abbiamo avuto degli afflussi notevoli, stiamo avendo tuttora degli afflussi notevoli ai musei. Questo è vero che è frutto di una promozione mirata, assidua, anche pedante se volete, però è anche vero che se gente entra, gente c'è. Verifichiamo che nelle strutture ricettive, quindi negli alberghi, c'è un calo che non è così marcato come da altre parti e verosimilmente chiuderemo nelle strutture extra ricettive con presenze interessanti, quindi questo attenuerà un po' quello che è stata la perdita fisiologica mediamente in tutto il paese. Ricordo che ci sono località notoriamente sold out ad agosto che quest'anno comunque piangono. E io ritengo, toccando ferro, che da qui al 31 la cosa prenderà un verso molto meno negativo di quello che poteva essere. Questo è frutto di fortuna? Forse siamo stati bravi? Forse il caso? Tutto forse, però noi vediamo il risultato e credo che alla fine saremo molto meno scontenti di quello che pensavamo di essere. Senta, più volte ci siamo occupati proprio come redazione della chiusura dei musei, che poi invece in virtù dell'accordo che è stato stipulato con la Fondazione Arezzo in Tour, oggi i turisti li trovano aperti, anche se in alcuni momenti della giornata e in altri no, però insomma sarà questo il motivo che semplicemente la porta è stata trovata aperta? Ma sì, è certo che se un museo è chiuso la gente non entra, su questo non ci piove. Ora devo dire che per correttezza la fruibilità dei musei era già un po' migliorata anche prima del nostro accordo, va data a Cesare quello che di Cesare. Poi certo è che, faccio un esempio, il medievale da gennaio è aperto molto di più rispetto a prima, abbiamo il giorno di chiusura al mercoledì e non al lunedì nei musei, questo favorisce un afflusso anche da altre città dove il mercoledì i musei sono chiusi. È chiaro che è tutto un insieme di cose che fa sì che i musei quest'anno, almeno fino ad oggi, toccando sempre il ferro di prima, ci stanno dando delle notevoli soddisfazioni in tutti i sensi.